Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale, ovviamente tutta dedicata o quasi al terremoto che ha colpito il centro Italia. Sono 250 le vittime accertate del terremoto che ha colpito Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto. Intanto prosegue senza sosta ovviamente la macchina del soccorso che lavora ininterrottamente dalle 3:36 di ieri notte, ora della scossa più violenta, quella che ha causato i danni maggiori. Secondo giorno dunque dopo il sisma caratterizzato dall'allestimento dei campi base, tra cui quello abruzzese a Grisciano, proprio vicino ad Accumoli. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per sventare il pericolo dello sciacallaggio. Tutti i particolari nel servizio di Francesca Romana Testi. Accumoli il giorno dopo è presidiata da un numero ingente di mezzi di soccorso e forze dell'ordine che bloccano il passaggio dei non addetti ai lavori. Cresce il numero di campi base allestiti per accogliere gli sfollati delle zone colpite dal sisma. Arrivano rinforzi dalla Toscana, dalla Puglia, dall'Abruzzo che mette in piedi un campo d'accoglienza con vigili del fuoco, protezione civile, volontariato, rappresentanti da tutte le province. Proprio ad Accumoli, nel paese profondamente lesionato, questa mattina le operazioni sono concentrate nel recupero degli effetti personali degli sfollati. Sono i vigili del fuoco a scortare i civili nelle case per farsi indicare dove cercare qualche vestito, scarpe, medicine. Tutto viene chiuso nelle buste e portato via. La situazione è ancora di pericolo, c'è il rischio di nuovi crolli, mancano i puntellamenti e le facciate delle case rischiano di cadere giù ad ogni nuova scossa. Scosse che sono continuate nella notte. Alle 5:17 del mattino se ne è registrata una di magnitudo 4.5 che ha rigettato nel panico tutti. Epicentro ad Arquata, qualche chilometro più in là. Intanto si contano i ritrovamenti. Noi carabinieri stiamo garantendo la sicurezza delle persone nelle tondopoli e soprattutto la sicurezza all'interno dei paesi e delle frazioni rimaste totalmente disabitate. È importante in questo momento prevenire i classici episodi di saccheggio delle case vuote. Per noi è importante garantire alle persone che possano ritrovare qualcosa nelle case quando rientrano. In totale le persone accolte nei campi base sono più o meno 500, in realtà Accumoli è composta da 1000 abitanti più il resto delle frazioni e comunque durante l'estate si ripopolano perché tornano turisti e gente originaria di qui, mentre in inverno sono meno popolati. Più in basso si trovano i campi base di accoglienza, la regione Abruzzo ha voluto mostrare la propria vicinanza a chi si trova oggi nelle condizioni in cui si sono trovati gli aquilani nel 2009, un lavoro incessante iniziato poco dopo la scossa delle 3:36 e proseguito 48 ore a presidiare Accumoli. Ci sono 30 uomini dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Pescara e Chieti. Noi per ora, noi che stiamo a Accumoli, facciamo i recuperi beni per poi iniziare a fare le verifiche nei prossimi giorni quando ci sarà ordinato, cominceremo a fare le verifiche dei stabili. Monumenti, chiese e quant'altro. Quali sono i servizi del campo base che è stato allestito qui? Servizi, qua hanno montato le tende ieri, la protezione civile Abruzzo, e hanno una tenda mensa più avanti dove fanno i pasti, oggi mangiamo lì anche noi, quindi sia la popolazione civile che alloggia nella tendopoli che ai volontari protezione civile più vigili del fuoco. Qual è stata la difficoltà del recupero nelle frazioni? Perché ci hanno spiegato che in ogni diversa località c'era una conformazione che rendeva difficile il recupero per qualche ragione diversa. Sono tutte frazioni piccole, medievali, le strade sono strette, quindi con i mezzi si è potuto operare poco, quindi si è scavato più che altro a mano. Arrivano anche nuclei dei carabinieri dalla Puglia che allestiscono cucine da campo e provvedono a garantire presidi contro lo sciacallaggio, fenomeno che ora potrebbe svilupparsi in tutte le località colpite. La macchina della solidarietà si è mossa in tempi celeri, non mancano provvigioni, i volontari arrivano da tutte le regioni e proseguono le visite istituzionali. Arrivato da Roma oggi il comandante generale Tullio Di Sette, che ha incontrato i suoi uomini, si è informato delle operazioni in corso e ha proseguito verso le altre frazioni.
popolazioni colpite. Nella tarda mattinata poi il ritorno della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha incontrato i sindaci delle frazioni colpite dal sisma, e domani una nuova visita per fare il quadro con le istituzioni ascolane. E intanto lo sciame sismico ha continuato a gettare la popolazione nel panico. Oltre 460 le scosse registrate, l'ultima di grande entità alle 14:36 di questo pomeriggio, una magnitudo di 4.3 con una profondità di 10 chilometri. Non appena ovviamente la terra tremare, i soccorritori e la protezione civile sono usciti dal centro operativo per effettuare le verifiche. Intanto, come detto, sono 250 le vittime accertate, 365 i feriti. I pazienti provenienti dalle zone terremotate, complessivamente presi in cura dalle strutture ospedaliere della nostra regione, si attestano a quota 82, lo comunica in una nota il Dipartimento Regionale Salute e Welfare. Nelle strutture dell'ASL Avezzano Sulmona all'Aquila sono ricoverati 46 pazienti, in quella della ASL Lanciano Vasto Chieti 3, in quelle della ASL di Pescara 10, in quelle della ASL di Teramo 23. Nel frattempo risulta esaurito il bisogno sanitario in emergenza nelle aree del sisma. I mezzi a disposizione dalle centrali operative 118 regionali, compresi due elicotteri dell'Aquila e Pescara, essendo conclusa l'emergenza collegata ai soccorsi di feriti e dispersi, sono rientrati, fatta eccezione per il posto medico avanzato della Croce Rossa italiana, inviata ad Amatrice d'intesa con la centrale operativa 118 di Teramo, che continua a garantire la presenza di un'ambulanza di base a supporto della centrale operativa 118 di Ascoli Piceno. Dai primi dati preliminari forniti dal Centro Regionale Sangue si evidenzia un notevole incremento dell'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti effettuata nella rete trasfusionale regionale, con un aumento pari mediamente al 90% rispetto ai normali standard di attività. E nel secondo giorno di post terremoto ad Amatrice manca ancora un coordinamento dei soccorritori, la testimonianza della nostra giornalista Germana Dorazio. Caos su caos e interessi contrastanti non stanno aiutando il post sisma ad Amatrice. È grande la forza in campo per l'emergenza terremoto, ma è grande anche la confusione sui ruoli dei soccorritori, inconsapevoli e erranti. Il secondo giorno dopo il terremoto ha visto l'apertura di un campo attrezzato di protezione civile. L'autorizzazione però è arrivata alle prime ore del mattino, quindi a più di 24 ore dal tragico sisma. La ricognizione degli edifici si sta realizzando in queste ore e si cercano luoghi deputati alla logistica per dare ricovero a tutte le specialità impegnate nei soccorsi, a cominciare dal soccorso alpino, presente in massa anche con le unità cinofile. I diversi tipi di soccorritori stanno arrivando numerosi da tutte le parti d'Italia. I gruppi di protezione civile sono presenti in massa, ma sembra mancare un vero e proprio coordinamento. Così stampa, sfollati e volontari vagano da un capo all'altro del piccolo paese, lamentandosi della confusione che non aiuta il lavoro. Impossibile non fare il paragone con il terremoto dell'Aquila del 2009. Sebbene accusata di essere militarizzata, la gestione dell'emergenza fu efficace. Una condizione ad oggi opposta a quella che viene riscontrata ad Amatrice. E sempre a proposito del sisma, non si rilevano danni alle dighe delle regioni interessate dal terremoto nella zona dell'Appennino centrale, in particolare alla diga di Scandarello. Lo comunica l'Enel in una nota spiegando che a seguito del terremoto sono state ulteriormente intensificate le ispezioni, misure specialistiche e controlli della diga alle sponde e da tutte le opere costituenti il serbatoio nel suo complesso. I controlli hanno evidenziato la totale assenza di situazioni
che potrebbero risultare anomale, evidenziando la sicurezza della diga, sottolinea Enel, aggiungendo che i controlli sono stati ripetuti a seguito di ogni evento della sequenza sismica e hanno ribadito il positivo esito delle verifiche fatte dopo la scossa principale, confermando lo stato di sicurezza delle opere. Tutte le verifiche sono state rese disponibili all'autorità nazionale preposta al controllo dighe e tutte le attività di Enel sono concordate all'interno del comitato operativo del Dipartimento della Protezione Civile, conclude l'azienda. 293 beni culturali sono stati colpiti solo nella zona più ristretta, di cui 50 gravemente danneggiati o crollati. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini annuncia i primissimi dati sui danni inferti dal terremoto al patrimonio dell'arte. Franceschini sottolinea: certamente è un numero destinato a salire, vista la vastità della zona colpita dal sisma. I dati, spiega in una conferenza stampa Franceschini, arrivano dalle prime ricognizioni dei carabinieri del Comando per la tutela dei beni culturali, che da ieri mattina sono operativi sui luoghi del disastro. E come sempre accade in occasione di eventi sismici rilevanti, ci si interroga sulla forza devastatrice del terremoto e sulla qualità delle costruzioni che non hanno resistito alla forza della natura. Per capire meglio cosa è accaduto alle 3:36 di mercoledì notte, ascoltiamo il parere di Adriana Cavaglià, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Quali caratteristiche ha avuto questo sisma? Questo è un livello, come caratteristiche di questo terremoto, diciamo le stesse caratteristiche da un punto di vista meccanico come quello dell'Aquila, quindi ci sono grosse similitudini con quello dell'Aquila, in quanto è legato a un allargamento dell'Appennino, che praticamente c'è cioè un'estensione da est verso ovest attraverso un meccanismo che appunto risponde a quello del terremoto dell'Aquila. È proprio la superficialità del terremoto che ha provocato tutta questa distruzione, oltre ovviamente alla qualità di quello che si è costruito. Da una prima analisi posso dire che ci sono stati molto probabilmente degli effetti di sito, quindi delle zone dove le onde sismiche in qualche modo hanno avuto una maggiore amplificazione rispetto ad altre zone, vedendo dei forti danneggiamenti di alcuni edifici rispetto ad altri che sicuramente anche per motivi costruttivi, per la qualità costruttiva degli stessi edifici, però sicuramente c'è stato anche questo effetto di amplificazione delle onde sismiche che ha causato maggior danni in alcune zone rispetto ad altre. Non è un terremoto eccezionale, possiamo dirlo, cioè è una eventualità purtroppo nota agli studiosi e non solo. Sì, sì, sicuramente. Esistono delle mappe, come appunto la mappa di pericolosità sismica, che va a individuare quali sono le aree a maggiore pericolosità sismica sull'intero territorio nazionale. Se vediamo la fascia appenninica, se si vede la fascia appenninica addirittura un colore viola, che vuol dire che comunque la pericolosità sismica è maggiore rispetto a tutto il resto d'Italia. E ovviamente questo sisma ha fatto tornare alla mente quello di 7 anni fa che ha colpito la nostra regione, il nostro capoluogo L'Aquila. E allora arrivano anche le parole del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che dice: la mia strategia per Amatrice è, se posso permettermi, moduli abitativi provvisori subito per le famiglie, per le scuole e le attività commerciali. Non i container dove non si può vivere, e quantificare immediatamente con il governo quanti fondi servono per la ricostruzione e dove verranno trovati. Ovviamente con anni di esperienza a pregressa, questo è il consiglio del sindaco di Massimo Cialente al collega di Amatrice Sergio Pirozzi, che Cialente definisce il mio amico Sergio. E il sisma che ha colpito il centro Italia ha svegliato tutto l'Abruzzo, che ha rivissuto appunto il dramma del 2009, ma allo stesso tempo è stato il primo ad intervenire con i soccorsi. Nel servizio la situazione nel teramano e le toccanti immagini del ritrovamento di Giorgia, la piccola di 6 anni estratta viva dalle macerie dopo, pensate, il 17
Ore, Elisa Reuzzo. Fatela preparare dopo la portata di vicino. Che bello. Attenti. È passato per tutti. Eccola. Se sei vettino termico ce l'ho. Brava Giorgio. Immagini toccanti, momenti di gioia in un ambiente circondato dalla disperazione, dall'angoscia, dalla morte. Dopo 17 ore dal sisma, la piccola Giorgia di soli 6 anni è stata estratta viva dalle macerie a Pescara del Tronto. Grande la soddisfazione e la gioia dei vigili del fuoco per aver salvato una giovane vita. Così come è immensa la disperazione per non essere riusciti a salvare la sorellina di Giorgia, la bimba di 10 anni purtroppo non ce l'ha fatta dalle macerie, è stata estratta senza vita. Giorgia ora sta bene, è stata operata nella notte all'ospedale di Ascoli Piceno. I vigili del fuoco di Teramo, intervenuti nel comune di Arquata, nella sola giornata di ieri hanno effettuato oltre 50 interventi. Complessivamente sono stati richiamati in servizio più di 30 vigili del fuoco, di cui 20 sono impegnati a Pescara del Tronto. A Teramo città, oltre al crollo di alcuni intonaci, calcinacci e cornicioni nelle abitazioni del centro, il santuario della Madonna delle Grazie, per il quale è stato disposto un immediato sopralluogo tecnico alla presenza tra gli altri del prefetto di Teramo e i tecnici della sovrintendenza, è stato momentaneamente dichiarato inagibile. 3 squadre di tecnici, insieme alla Polizia Municipale, stanno ancora effettuando una ricognizione dei danni, in primo luogo negli edifici pubblici, ma anche su nuove segnalazioni di privati. Danneggiati, così come dopo il sisma del 2009, i laboratori dell'Istituto per Programmatori Pascal, ristrutturati con interventi antisismici dopo 7 anni. I lavori erano stati riconsegnati solo 4 mesi fa. Tra i comuni maggiormente colpiti c'è Valle Castellana, dove si sono registrati in alcune frazioni crolli di case disabitate e già lesionate dal terremoto del 2009, nonché danni a chiese. Ulteriori criticità sono state segnalate nei territori di Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Cortino, Montorio Alvomano e Isola del Gran Sasso. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che già nell'immediatezza dell'evento ha avviato le verifiche dei danni, ha riferito che le richieste di sopralluogo sono giorno per giorno in aumento. I cittadini teramani, già scossi dal sisma del 2009, questa notte sono rimasti in strada, hanno dormito all'interno delle proprie autovetture, negli spazi di Piazzale San Francesco, largo Madonna delle Grazie e presso il campo sportivo dell'Acquaviva. All'ospedale Mazzini di Teramo, nella serata di ieri, sono giunti in elicottero 2 pazienti provenienti da Amatrice con traumi da schiacciamento toracico, attualmente ancora in fase di valutazione medica. Anche alla ASL di Teramo, così come nelle altre strutture sanitarie regionali, i pronto soccorso dei 4 ospedali provinciali sono allertati e pronti ad accogliere eventuali pazienti provenienti dalle aree terremotate. Solidarietà sì, ma con intelligenza, è l'appello di Gianni Taucci, rappresentante della Croce Rossa Abruzzese, che nel corso della nostra trasmissione della mattina, mattino 6, ha snocciolato i numeri dell'intervento dei volontari nel cratere sismico e ha ribadito che in questo momento non è ancora chiaro di quali beni di prima necessità abbiano bisogno le popolazioni terremotate. Come Croce Rossa già dalle prime ore del mattino siamo stati messi in preallerta per organizzarci e partire sui luoghi del terremoto e a poche ore dal terremoto sono partite dall'Abruzzo 12 ambulanze e 10 sono pronte a partire per sostituire quelle già che arrivate sul posto, 20 volontari partiti dall'Aquila immediatamente, altri 30 volontari dal resto dell'Abruzzo e cambiamo il personale ogni 12 ore. Abbiamo sul posto 7 fuoristrada, 3 posti medici avanzati che sono utili al personale medico, sono completamente attrezzati per fare soccorso e dare la prima assistenza sanitaria. Prima parlavamo di che cosa donare, di che cosa portare in questi luoghi. In questo momento abbiamo ancora l'esigenza
senza di capire cosa serve, quindi diciamo di attendere ancora qualche ora per iniziare le varie collette alimentari, perché capite bene, ricevere per una cucina che fa 800 pasti al giorno le scatolette di tonno da 80 grammi è un piccolo problema, certo. Sicuramente è utile tutto, però capite bene che poi occorre che una persona si metta ad aprire e per fare un pasto con una pasta col tonno non si sa quante scatolette di tonno. Allora quello che chiediamo è di attendere un attimo, però indirizzate le vostre offerte su tutto quello che è monoporzione, per esempio fette biscottate monoporzione, imbustate, biscotti in monoporzione, marmellate in monoporzione. Perché questo? Perché nel momento in cui si distribuisce all'utenza un prodotto lo si dà personalmente e non lo si mischia. Anche il comune di Pescara ha avviato una raccolta di viveri, coperte e generi alimentari per le popolazioni terremotate. Paolo Renzetti. Nella giornata di ieri, insieme con Croce Rossa e Misericordia, abbiamo svolto una immediata, celere raccolta di beni di prima necessità occorrenti per la serata di ieri, coperte, latte in polvere e acqua, che sono state trasferite immediatamente sul posto con un elicottero della Capitaneria di Porto. Coordiniamo anche le azioni per quanto riguarda le associazioni di volontariato che vogliono tutte dare il proprio contributo, andare lì, dare la loro manifestazione di attenzione e di solidarietà. Però dobbiamo anche tener conto che insomma, un afflusso eccessivo di uomini e mezzi potrebbe, come dire, rallentare la macchina degli interventi. Stiamo in questo momento organizzandoci anche con l'Unitalsi, adesso faremo dei punti di raccolta di quelli che sono beni casomai non deperibili da stoccare in alcune parti che vedremo di individuare, in modo da renderle poi immediatamente pronti per quelle che sono le necessità che di volta in volta ci vengono chiesti dal Comitato Centrale, dalla Centrale Operativa della Protezione Civile. Pescara risponde come tutti i cittadini italiani nella maniera migliore possibile. Ecco, cerchiamo di coordinare in modo da evitare sovrapposizioni, duplicazioni e quindi rendere al massimo la nostra vicinanza alle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo gli effetti di un terremoto. E torniamo per un attimo a Teramo, perché sono cominciate dagli asili nido le attività di verifica del patrimonio comunale in seguito al sisma che ha interessato l'Italia centrale. A spiegare ai cittadini le attività intraprese per garantire la massima sicurezza, una nota del comune aprutino che sottolinea come i controlli proseguiranno con le scuole elementari e le medie, per poi passare al resto del patrimonio comunale. Stamane inoltre, si legge nella nota, assieme ad una squadra di vigili del fuoco è stato anche controllato il tribunale, ad oggi però non sono stati riscontrati dei problemi. E la comunità aquilana si sta mobilitando, attivando diversi centri di raccolta di beni di prima necessità. Vediamo. Sono stati attivati diversi centri di raccolta di beni di prima necessità all'Aquila da inviare nelle zone colpite dal sisma. Come riportato su Facebook e su diversi media e condiviso immediatamente da tanti utenti, è possibile portare indumenti, acqua e altri generi di prima necessità in viale della Croce Rossa 75, dove è stato allestito il punto di raccolta. Punti di raccolta anche organizzati dalle parrocchie come quella di Gignano o di Pile, mentre altri spazi per donare sono stati allestiti nei pressi del McDonald's in via Corrado IV, a Coppito e in via Giovanni Falcone 3A. Gli organizzatori fanno sapere che c'è bisogno di coperti, disinfettante, garze, cerotti, acqua, alimenti a lunga conservazione e vestiti. Mobilitazione anche per fornire riparo alle persone colpite dal terremoto. Gli albergatori della città dell'Aquila, nei limiti della loro ricettività disponibile e per contraccambiare il sostegno morale e materiale ricevuto dagli italiani durante il sisma del 2009, metteranno a disposizione le loro stanze alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Lo rende noto Federalberghi dell'Aquila in una nota, mentre il presidente del Centro Servizi Anziani dell'Aquila, Venanzio Gizzi, rende noto che l'istituzione mette a disposizione 30 posti letto per gli anziani ospiti di strutture analoghe e case di riposo nelle zone interessate dal sisma.
E torniamo a Pescara perché fra i centri di raccolta cittadini per le popolazioni terremotate c'è anche la sede della Misericordia di Pescara. Siamo nella sede della Misericordia di Pescara, uno dei punti di raccolta dei generi alimentari e non solo, che tanti cittadini stanno portando già da ieri dopo la tragedia del terremoto. Massimiliano Scorrano, avete già riempito un furgone, merce e generi di prima necessità che verranno consegnati alle popolazioni del terremoto? Per l'esattezza già due, perché un furgone è già stato riempito nel tardo pomeriggio di ieri ed è stato consegnato all'aeroporto di Pescara presso il reparto volo della Guardia Costiera. Quest'ultimo reparto si preoccuperà proprio dell'ultima consegna con l'ausilio dei propri mezzi. Noi adesso stiamo riempiendo un altro furgone, di sempre di questi generi di prima necessità, che sono, lo ricordiamo, acqua, per l'inizio è acqua, coperte, latte in polvere sia per bambini di qualsiasi genere, proprio per un primo intervento. Dobbiamo ringraziare obbligatoriamente tutta la popolazione Pescara e comunque area metropolitana che grazie al loro grande cuore ci permettono di poter portare questo piccolo contributo alle popolazioni colpite dal terremoto. Grande generosità da parte dei cittadini pescaresi, tanta merce, tanti generi di prima necessità verranno consegnati a breve a queste persone che stanno soffrendo, stanno passando dei momenti terribili. Diciamo che la generosità è stata incredibile, direi anche commovente, perché tutti si sono immediatamente attivati. Nel primo pomeriggio noi avevamo già la sede piena di tutti questi generi di prima necessità. E diciamo anche che i ragazzi che sono andati ieri in prima battuta lì hanno riportato le loro impressioni e ci hanno detto che gli scenari erano a dir poco inquietanti. E diciamo che ci siamo commossi insieme perché insomma, quello che si trova lì non è semplice. Insomma. Ricordiamo, ha fatto bene lei a ricordarlo, che diversi uomini della Misericordia di Pescara, uomini e donne, sono già lì nelle zone terremotate proprio dalle prime ore di ieri. Sì, una squadra è partita ieri ed è ancora lì e stanno per tornare. Un'altra squadra è partita stamattina alle 4:30 con l'ambulanza, con due infermieri a bordo, perché in questo momento c'è bisogno di massima competenza e professionalità per dare l'aiuto che in questo momento è necessario, diciamo. E poi nei prossimi giorni partiranno altre squadre per dare supporto a chi sta lì e anche il cambio, perché ripeto, lo scenario è drammatico, diciamo. Scorrano, per chiudere, proseguirà la raccolta di questi beni di prima necessità. Vogliamo anche ricordare per chi lo volesse dove bisogna recarsi. Allora, occorre fare una precisazione. Noi già da ieri sera sulla nostra pagina Facebook avevamo chiesto gentilmente di sospendere perlomeno momentaneamente la raccolta, perché il reparto volo ha pure necessità di smaltire tutto quello che è stato stoccato. Prossimamente, attraverso dei comunicati stampa o attraverso anche i nostri social, provvederemo a dare ulteriori informazioni, anche per sapere se dobbiamo cambiare tipo di genere alimentare da mandare nelle zone colpite dal terremoto. E anche i giovani del collettivo studentesco di Pescara hanno avviato una raccolta di viveri ed alimenti per i terremotati. Vediamo. In Piazza della Rinascita, Pescara in pieno centro, anche il collettivo studentesco di Pescara sta raccogliendo viveri, generi alimentari da consegnare nelle prossime ore alle popolazioni terremotate del Lazio, delle Marche e dell'Umbria. Una bella iniziativa, vediamo tanti ragazzi che invece di andare al mare, invece di godersi questi ultimi giorni di vacanza prima della riapertura delle scuole, stanno lavorando qui con grande impegno per raccogliere questi generi di prima necessità. Noi pensiamo che sia comunque un'iniziativa necessaria in questo momento per stare comunque vicini a una popolazione che possiamo, diciamo, portare nel cuore anche per la nostra vicinanza. Tutti quanti abbiamo sentito il terremoto, tutti quanti ricordiamo quello che è successo all'Aquila. Adesso siamo nell'età per poter aiutare, quindi abbiamo deciso di farlo, noi come altri ragazzi ovviamente. Cosa state raccogliendo e come vi state coordinando con la protezione civile e comunque con le organizzazioni che sono sul territorio? Allora, stiamo raccogliendo principalmente generi alimentari a lunga conservazione, quindi cibo in scatola, pasta, ma anche ad esempio vestiti, coperte, acqua. E ci sono vari punti di raccolta qui a Pescara che si dividono i vari generi che stiamo raccogliendo, ad esempio la Croce Rossa che accetta acqua, latte in polvere, la Protezione Civile che accetta cibo e coperte, e stiamo ovviamente dislocando a ogni associazione ciò che serve.
Avete iniziato ieri, andrete avanti ancora per diversi giorni? Allora, abbiamo iniziato ieri alle 2 e questo quindi è il secondo giorno. Oggi abbiamo deciso di fare sia mattina che pomeriggio, visto che ieri c'è stata un'affluenza davvero davvero inaspettata. Siamo stati effettivamente molto contenti di vedere che questa iniziativa ha avuto effetto. Continueremo molto probabilmente nei prossimi giorni. Adesso dobbiamo sentirci con la Protezione Civile, ci diranno loro ovviamente le necessità, quanto dobbiamo continuare, se continuare, però ovviamente noi la volontà ce l'abbiamo. Una piccola parentesi prima di tornare a parlare del sisma nel centro Italia, perché la ASL Lanciano Vasto Chieti concluderà entro la fine di settembre l'istruttoria sulla nuova proposta di project financing per la realizzazione del Policlinico di Chieti, depositata il 19 luglio scorso dal raggruppamento temporaneo di imprese Maltauro, azienda bresciana Petroli Nocivelli, Finanza e Progetti. Le conclusioni saranno poi trasmesse alla Regione, che una volta espletati gli ulteriori adempimenti di legge in caso di valutazione positiva procederà alla dichiarazione di pubblico interesse dell'opera. Opera, passaggio fondamentale che consentirà l'avvio delle gare di appalto. Il cronoprogramma è stato illustrato questa mattina a Pescara nel corso della riunione che vedete adesso nelle immagini, a cui hanno partecipato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, il direttore generale dell'azienda sanitaria Pasquale Flacco e tecnici della stessa ASL e della regione. Un nuovo ospedale a Chieti, ha commentato Paolucci, si rende necessario a causa delle particolari e preoccupanti condizioni di precarietà strutturale di alcuni edifici dell'attuale Policlinico Teatino, carenze evidenziate da diverse perizie che si sono succedute negli ultimi 3 anni e su cui la Regione ha l'obbligo di intervenire. La sottosezione di Pescara dell'Unitalsia, nell'ambito dell'evento che si terrà domenica 27 agosto, ha organizzato una raccolta di giochi e tutto il necessario per i bambini delle zone terremotate. Paolo Renzetti. Era nata come una festa per loro, per comunicare quelle che sono le nostre emozioni. Infatti il titolo è Il treno delle emozioni dell'Unitalsi. Sono le emozioni che noi viviamo nei nostri pellegrinaggi, nelle nostre iniziative, che vedono coinvolti anche tanti bambini. E a seguito di questi eventi per noi è stato un po' scontato, essendo un'associazione di volontariato che è vicino anche in queste situazioni, poi lo spiegheremo ampiamente, e pensare che di rimodulare un po' la situazione. E quindi la festa ci sarà, ma sarà con un tono magari minore, e non perché vogliamo non comunicare comunque la festa, ma per rispetto alle vittime, alle popolazioni colpite, e vogliamo dare un segno di solidarietà, di insegnare insomma ai bambini di fare questo gesto. Quindi chiederemo a chi vorrà intervenire, a chi ci verrà a trovare, a conoscere, di portare magari qualche giocattolo, qualche bene di prima necessità, e che sia una sensibilizzazione per diventare questo, e anche ai bambini renderli protagonisti anche della sofferenza. In fondo le emozioni sono anche queste, i sentimenti di cui noi ci facciamo parte, e quindi c'è anche il dolore, la sofferenza, però ci sarà sempre il sorriso. Ecco, quindi noi la festa la manteniamo, e ci saranno i clown, ci saremo noi che presenteremo le nostre iniziative, i nostri stand anche colorati, perché comunque spiegheremo anche le nostre emozioni abbinate a dei colori, e quindi ecco, la festa ci sarà, però ci sarà Gaia, probabilmente verrà lo stesso, e vedremo adesso come rimodulare la sua partecipazione, le sue canzoni, le sue poesie, quello che lei ci vorrà donare, sempre nel rispetto e nella vicinanza a questa situazione di dolore comunque. Gli eventi tragici del sisma nell'Italia centrale ha fatto in modo che fossero annullati tutti gli appuntamenti previsti all'interno del programma della perdonanza celestiniana dell'Aquila. La Giunta Comunale dell'Aquila, anche sulla scorta del parere della conferenza dei capigruppo, ha stabilito di annullare, in senso di lutto con tutte le comunità colpite dal sisma, tutti gli appuntamenti previsti all'interno del programma della perdonanza celestiniana. Il giorno 28 agosto si terranno invece la cerimonia di apertura della Porta Santa, la funzione liturgica che si svolgerà sul piazzale antistante la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, e il corteo storico, seppur in forma estremamente ridotta, sia nel numero dei partecipanti che nel percorso, che si snoderà dalla Villa Comunale fino al piazzale antistante la Basilica.
La giunta comunale, ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, certa di interpretare la volontà di tutti i cittadini aquilani, partecipa al lutto delle popolazioni colpite dal sisma. La catastrofe ha proporzioni drammatiche ed enormi sono lo sgomento e il dolore per una comunità colpita da un lutto indicibile e da una distruzione pressoché totale. La perdonanza si è sempre svolta nel corso della nostra storia e si svolgerà anche quest'anno, ma, come nel 2009, in forma di messa e senza momenti di spettacolo e intrattenimento. Ci riserviamo di decidere, alla luce dei sopralluoghi tecnici, la possibilità di prevedere o meno l'ingresso dei fedeli in Basilica in occasione della Porta Santa, un segnale di vicinanza alle comunità colpite da una tragedia che rinnova il nostro dolore. Revocata poi l'ordinanza con cui si prorogava, in occasione sempre della perdonanza celestiniana, l'orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per tutto il periodo della manifestazione fino alle ore 3. Adesso apriamo la pagina dedicata allo sport perché oramai è ufficiale. Alberto Aquilani è un nuovo giocatore del Pescara. Oggi il centrocampista ex Roma, Fiorentina, Milan, Juventus, Liverpool e Sporting Lisbona nell'ultimo periodo è arrivato al Poggio degli Ulivi, ha tenuto una conferenza stampa di presentazione di fatto dell'ultimo arrivo in casa bianco-azzurra. Lo ascoltiamo con anche una battuta del presidente Daniele Sebastiani che dice: il mercato in entrata è chiuso. Non è stata una trattativa semplice, ma la mia voglia è sempre stata quella di venire qui. Ringrazio il presidente Sebastiani, ringrazio Edoardo perché hanno spinto a portarmi qui, ringrazio il mister che mi ha voluto fortemente. Io credo moltissimo in questa avventura che sta partendo e quindi penso che sia per me la scelta più giusta, sia stata la scelta più giusta da fare. L'allenatore che già l'altro anno ha dimostrato la sua qualità, parlandoci al telefono mi ha trasmesso una carica incredibile, tutti me ne parlano bene, approccia il gioco del calcio come lo approccio io e quindi gli piace giocare, gli piace impostare sempre il gioco, gli piace giocare bene, o almeno provarci. E gli piace pure vincere, spero. E niente, quindi sicuramente Oddo è stato determinante. Io non ti nascondo che io, appunto, tramite Edoardo, ho parlato con altre squadre, ma non c'è mai stato dubbio. Cioè io, sì, in Italia, all'estero, ma non c'è stato mai nessun dubbio, ma non proprio per questo, perché l'allenatore mi ha dimostrato che la pensa come me e quindi sono arrivato. Ovvio che poi le chiacchiere le porta via al vento, se non si fa bene dentro il campo stiamo parlando del nulla e quindi le basi ci sono, adesso poi starà a me. È chiaro che per una neopromossa non è mai semplice attirare, avere appeal rispetto a un giocatore di queste caratteristiche. Però sono convinto, come diceva lui, che si inserisce in un gruppo già molto forte e lui può essere un valore aggiunto importante come lo saranno gli altri che sono appena arrivati. Per noi il mercato è praticamente chiuso, poi da qui al 31 magari potrà pure succedere qualche altra cosa, ma siamo già abbastanza al completo e penso che la squadra, proprio per dar merito a quelli che c'erano, abbia dimostrato in campo, se ce n'era bisogno, che è una squadra già competitiva. E restiamo a parlare di Pescara, perché questa mattina si è svolta la presentazione anche di Simone Pepe, Pettinari, Baebek e Muric. E nell'occasione il direttore sportivo biancoazzurro Luca Leone ha fatto il punto sulla situazione del mercato del Delfino. Lo ascoltiamo. No, quasi al completo, ci sono ancora 7 giorni di mercato e non è ancora finita, però c'è anche una partita da fare, poi vedremo cosa il mercato ci proporrà in questi ultimi giorni. Siamo alla finestra, ma non abbiamo nessuna urgenza, diciamo, perché penso che la squadra sia abbastanza competitiva in questo momento. Ad una settimana dalla conclusione del mercato, Leone, però potrebbe esserci il colpo a sorpresa. Il Pescara in passato ha abituato i suoi tifosi all'acquisto dell'ultima ora, dell'ultimo giorno. State lavorando per eventualmente non farvi trovare impreparati se dovesse scapparci l'occasione? Ma io penso che non sia bello illudere le persone, no? Perché è giusto anche dare il giusto valore ai ragazzi che finora stanno lavorando dal primo giorno di ritiro
e fin qui hanno fatto un lavoro secondo me eccezionale, no? Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo fare ancora tanto e il cammino è lungo, però io ho detto qualche giorno fa in un'intervista, io penso che il grande colpo il Pescara l'ha fatto con il fatto che sia rimasto il mister Oddo, la grande conferma di Massimo Oddo e il gruppo storico dell'anno scorso. Per me quello è stato il più grande acquisto, il grande colpo del campionato del mercato di quest'anno. A proposito dell'anno scorso, resterà Verri a Pescara? Ma per me, io ho già detto all'inizio quando siamo partiti, Verre per me resta a Pescara. Direttore, Bergessio, Piniglia, Caldirola sono profili adatti al Pescara oppure no? No. A proposito di profili per il Pescara, per quanto concerne la difesa, ci sarà qualche ulteriore arrivo considerando le condizioni non perfette di Campagnaro, anche l'ultimo infortunio di Coda e anche il fatto che Fornasierra non ha ancora potuto fare il suo esordio con il Pescara? Stiamo valutando tutto, vedremo se il mercato ci darà un'opportunità per poter migliorare la squadra, noi non ci tireremo indietro, però bisogna vedere anche cosa c'è sul mercato. E vedremo se ci saranno ulteriori novità in casa biancazzurra da qui al 31 agosto, in cui finirà la finestra estiva del calciomercato. Scendiamo in Lega Pro adesso, perché sabato inizia il campionato del Teramo con la trasferta del Tullio Saleri di Lumezzane. È ufficiale la numerazione dei biancorossi quest'anno, ci saranno maglie personalizzate anche in Lega Pro. Allora vediamo la sequenza dei numeri. Ovviamente Francesco Rossi prende il numero 1, Peterman, che tra poco ascolteremo, il numero 4, il capitano Ivan Speranza il 6, il 7 per Alessandro Di Palantonio, l'8 per Danilo Bulevardi, il 9 per Antonio Croce. Marco Sansovini sceglie la maglia numero 10, maglia importante, 11 per Mirko Petrella, 16 per Carlo Ilari, il 19 per Scipioni, che ha annunciato, per cui il Teramo ha annunciato il rinnovo di contratto, il 20 per Federico Carraro, il 23 per Nebil Caidi. Intanto è ufficiale l'addio di Stefano Amadio, che si accasa in Serie B a Latina, in prestito la cessione di Mattia Placido alla Pistoiese, come detto ufficiale altrettanto il rinnovo di Stefano Scipioni. Ma a proposito di centrocampo, con la partenza di Amadio il ruolo di playmaker passa sulle spalle di Davide Peterman. Sentiamo l'ex Sant'Arcangelo. Sabato abbiamo fatto un'ottima prova contro una squadra di categoria superiore. Questa settimana possiamo ancora migliorare alcune cose in fase di non possesso, in fase di possesso palla, ma anche fisicamente, quindi penso che arriveremo molto preparati per la prima partita di campionato. Abbiamo molto entusiasmo e molta voglia di partire subito bene. Beh, io in questi ultimi anni ho sempre giocato un po' davanti alla difesa, il ruolo di mezzala sarebbe tra virgolette una novità, però ho iniziato dal primo giorno di ritiro a ricoprire quel ruolo, mi sono trovato bene, mi impegno molto in qualunque posizione il mister mi metta, quindi ho davanti la difesa, ho mezzala, darò sempre il mio 100%. Ma io per quei 3-4 mesi che sono stato a Sant'Arcangelo ho trovato un mister molto preparato in cui mi sono trovato subito bene. Il modulo che sta adoperando è lo stesso che ha usato l'anno scorso, più o meno i movimenti e le giocate sono le stesse. Poi è normale che avendo giocatori come Petrella che possono fare anche gli esterni potrà anche cambiare modulo, ma insomma il nostro modulo principale penso sia il 4-3-1-2 e insomma daremo il massimo con questo modulo. Questo era anche il nostro ultimo servizio per questa edizione del telegiornale, ovviamente tutta o quasi incentrata sul sisma che ha colpito il centro Italia. Questa sera alle 21 l'appuntamento con il ciclismo, che ritorna con velo, spazio al ciclismo abruzzese ma anche alla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016 di Elia Viviani nella categoria Omnium su pista. Alle 23 la terza e ultima edizione per oggi del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.